Buonasera e bentornati a questa rubrica di cinema e cultura curata dall'ICFF e dall'Associazione Culturale L'Altra Italia. Mi chiamo Giuseppe Cafiso e sono qui per parlarvi della sezione giovani dell'ICFF, che coinvolge gli studenti delle scuole di Toronto, York Region, nelle proiezioni di film in lingua italiana, francese e anche portoghese. Vediamo adesso il promo dell'ICFF Youth. Come avete visto, questo festival coinvolge gli studenti di Toronto e York Region non solo in interessanti proiezioni cinematografiche, ma anche in specifiche lezioni di cinema. Questa è una perfetta occasione per approfondire la propria conoscenza dell'arte del cinema e imparare divertendosi. Vorrei oggi presentarvi due dei film che sono già stati selezionati. Il primo è il vincitore dell'edizione precedente del festival, Come diventare grandi nonostante i genitori, del regista Luca Lucini, che in quell'occasione ci inviò un breve filmato di ringraziamento. Hi everybody. I'm so happy for this award and so sad that I can't be there sharing this big emotion with you. The young audience is not easy at all, and so I'm so proud that to be appreciated by them. I want to thank all the people that gave me so much to make this movie, and this award is to be shared with them. Il film tratta di un liceo dove arriva una nuova preside che decide di non aderire al concorso scolastico nazionale per gruppi musicali. Per i ragazzi che hanno una passione sfrenata per la musica è un colpo mortale. E anche quando i genitori corrono a protestare, la preside decide addirittura di raddoppiare il lavoro quotidiano dei ragazzi. Vediamone una clip. Tutte le attività extrascolastiche saranno sospese. Qualunque cosa succeda, non mollare mai la musica, chiaro? E ora, ragazzi, si fa sul serio. Oh, ma mio figlio poteva rompersi una gamba! Fategli fare ginnastica ritmica. Come sono? Il tacco non è purtroppo basso. L'anno scorso ci avevi insufficiente in tutte le materie e quest'anno sono in 5. Montiamoci la testa adesso, eh. Si continua insieme e chi se ne frega delle conseguenze. Dai sempre la tua. Dai, ma che fate? Sam. Which way the wind blows when this day is done. Il secondo film di cui vi parlo stasera è un film francese e si intitola Le Voyages de Fanny. Siamo nel 1943. La Germania sta occupando la Francia quando la tredicenne Fanny
e le sue sorelline vengono mandate dai genitori in una casa famiglia per bambini ebrei. Quando i nazisti arrivano in territorio francese, il centro è costretto a organizzare la partenza dei ragazzi per la Svizzera. Vediamone un estratto. Non aver paura, non ti farò del male. La pesa è per te, Amen. Devi sbattere velocemente le ali. Avanti, devi imparare a volare. È ancora troppo giovane. E poi devi fare così. Quindi come va a finire? A volte nella vita devi avere il coraggio di scrivere la tua storia. Abel, il figlio del vento. L'ICFF Youth offre a tutti gli studenti l'opportunità di vivere una grande esperienza educativa portandoli a contatto con il meglio del cinema internazionale per ragazzi. Se siete interessati a partecipare a questo festival, che vi ricordo si terrà dal 13 al 19 aprile a Toronto e York Region, potete andare sul nostro sito o contattarci tramite email a oraqui@cinradio.com o telefonare al numero 416-531-9991. Vi aspetto al festival e vi auguro un buon proseguimento di serata. Torniamo a parlare delle nostre proiezioni mensili. Questo mese l'Altra Italia e la TFF porteranno sul grande schermo a Toronto e qui al Cineplex Cinema di Vonne il film Piccoli crimini coniugali, tratto dall'omonimo libro di Eric Smith, bestseller da milioni di copie in tutto il mondo. La storia è semplice ma molto intrigante. Il protagonista Elia, autore di Gialli di successo, torna a casa dopo un incidente a causa del quale non ricorda più nulla, non riconosce neppure la moglie. Ora, cercatevi di mettere nei panni di questa donna. Cosa fareste voi di fronte ad un matrimonio in crisi di cui vostro marito non ne ha per niente memoria? Beh, Margherita Buri, la protagonista di questo film, tenta di ricostruire la loro vita di coppia, tassello dopo tassello, cercando ovviamente di oscurarne le ombre. Gli dice che il loro rapporto era privo di gelosie, che lui era un uomo molto presente ed affettuoso. Che difetti ho? Difetti? Nessuno. L'entusiasmo. L'entusiasmo è un tuo difetto. L'entusiasmo non è un difetto. Forse volevi dire l'impazienza. No, l'entusiasmo. Sì, ma sei anche impaziente. Quando torni a casa cominci a spogliarti già in ascensore. Una volta hai spogliato anche me. Davvero? Sì. Abbiamo chiuso la porta appena in tempo. Gli idee che si riportano alla luce informazioni dimenticate si manifestano però delle crepe. Sono molte le cose che cominciano a non tornare. Elia si inizia a chiedere come mai lei le mente e perché non vuole darsi fisicamente a lui. E per quale motivo lui, che afferma di essere completamente privo di memoria, si ricorda di certi particolari del viaggio di nozze? È una tua teoria. Una mia teoria? Eh sì. È come le briciole sono le lacrime del pane, le lampadine rotte non si cambiano. Per portare il lutto della luce. Tutte cose che ti servono a non fare mai niente in casa. Deve essere un inferno vivere con me. Sì, forse un inferno. Ma è un inferno a cui tengo. C'è caldo l'inferno. Costruito con una trama orientata a smascherare quale tra le tante cause abbia determinato la fine di un amore, Piccoli crimini coniugali vede la contrapposizione di due posizioni, quella maschile e quella femminile, e di un'eterna lotta basata su rimpianti, rinfacci, nostalgie, frustrazioni, delusioni e rivincite. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerà. Tu sei gelosa, tu non sopporti l'idea che io possa toccare un'altra donna! Tu ti diverti a torturarmi! Tu devi dirmi la verità, devi dirmi la verità. Tu mi stai mentendo. Anche tu mi stai mentendo! Vattene via! C'è qualcosa che non torna nel racconto.
cosa è successo l'ultima sera. Ci vediamo quindi il 9 febbraio al Tiff Bell Ibox e il 22 febbraio al Cineplex Cinema di Von. I biglietti sono disponibili come al solito via internet al sito dell'associazione L'Altra Italia o del festival, ma per maggiori informazioni chiamateci a Cinradio al numero 416 531 9991 o mandateci un'email a ora qui cinradio.com. Buona serata!